Allora, mister Santoro, 2-1 nel derby contro il Monteiasi, un bellissimo derby giocato da due grandi squadre di questo campionato Asi, match vissuto fino all'ultimo con grande emozione, anche per delle decisioni arbitrali che ti hanno fatto un po' arrabbiare nel corso dell'incontro. Sì, effettivamente a un certo punto non ho capito l'arbitro, forse ha perso la situazione dalle mani perché, non lo so, ci sono stati dei falli alquanto discutibili, però alla fine sinceramente lui fa l'arbitro, i giocatori fanno i giocatori possono sbagliare e quindi di conseguenza può anche sbagliare l'arbitro. Noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato molto bene per quello che poteva permettere sia il campo che anche la pioggia. I ragazzi hanno lottato fino all'ultimo secondo, appunto una decisione arbitrale ci ha portato a giocare gli ultimi 10 minuti. Si è capita l'espulsione di Spagnuolo, no. Il motivo? No, non l'ho capita, adesso quando vado negli spogliatoio lo chiederò al ragazzo cosa è successo, ma non credo nulla di eclatante, magari qualche frase detta sbagliata da parte del nostro giocatore, adesso vedremo. Però questo ha fatto sì che nonostante fossimo in 10 gli ultimi 10 minuti abbiamo lottato fino all'ultimo secondo e penso che alla fine abbiamo meritato questa vittoria perché sì, loro hanno avuto qualche occasione perché secondo me non meritano la classifica che hanno perché sono un'ottima squadra fatta degli buoni giocatori, hanno un buon attaccante veramente molto bravo, però i nostri ragazzi, i miei ragazzi hanno fatto veramente una bellissima partita e lo ribadisco, abbiamo meritato questa vittoria. Indicazioni di crescita per la squadra in una situazione particolare, lo diciamo, pioggia incessante per i 70 minuti circa dell'incontro, un campo di gioco al limite dell'impraticabilità, insomma, e indicazioni importanti anche da un punto di vista agonistico, la squadra sta bene a livello atletico. Sì, infatti volevo dire questo qui perché loro, la differenza la fa il fatto che noi facciamo due allenamenti alla settimana, abbiamo fatto una preparazione, quindi per forza di cose questo alla lunga ci darà ragione su qualche altra squadra che magari non ha fatto la stessa nostra preparazione, non fa i nostri stessi allenamenti. Poi ribadisco, a questi livelli essere squadra, essere gruppo, il lottare su ogni pallone con il giusto agonismo ti permette alla fine di vincere le partite e quindi alla fine, se noi avremo questo atteggiamento per tutto il campionato, lo ripeterò ogni volta, noi lotteremo fino all'ultima giornata e penso che lo potremo vincere questo campionato. Angelo Coro, match winner dell'incontro vinto contro il Monteiasi per 2-1, un colpo di testa risolutivo per un derby vissuto fino all'ultimo con grande emozione. Sì, in effetti è una partita molto sentita contro il Monteiasi, già è storico diciamo, questo derby che ci accomuna. Comunque è stata un'ottima prestazione, e la squadra ha meritato di vincere e ha insistito affinché vincessimo. Qualche decisione arbitrale vi ha fatto arrabbiare? Certo, comunque l'arbitro è stato un po' così, dai, tutto sommato è andata bene, fortunatamente. C'è una dedica particolare per questo gol? Lo dedico alla squadra, a tutti i sacrifici che stiamo affrontando e con questo gol spero di vincere, no? Di vincere il campionato, o meglio cercare di vincere il più possibile. Mimmo Marinelli, difensore del Monteiasi, un bel derby quello vissuto qui al campo comunale, 2-1 per il Montemesola, ma il Monteiasi non ha sfigurato per nulla. È una bella partita, vincente, combattuto da entrambe le parti, si è andata male, speriamo di rifarci subito e di non sbagliare di nuovo, perché abbiamo una bella squadra, un buon organico, possiamo farcela tranquillamente. Non dico al terzo posto, però a fare un bel campionato, e perché no, forse anche crederci. Alcune decisioni del direttore di gara vi hanno fatto arrabbiare, diciamo che l'arbitro non ha accontentato nessuno in questi incontri. Ma capita spesso, succede in queste categorie, però c'è l'arbitro bravo, come in Serie A voi d'altronde, non è che dici, quindi... La squadra, parliamo di questo inizio del 2017, hai fissato l'obiettivo arrivare a ridosso delle prime, e secondo te dove può migliorare? Io dico che già abbiamo un buon organico, dobbiamo iniziare a pensare come gruppo, come squadra più che altro. Claudio Strusi, terzino del Monteiasi, un derby avvincente, equilibrato fino all'ultimo minuto, una sconfitta per 2-1 contro un ottimo Montemesola, ma indicazioni positive per i giallorossi? Sì, abbastanza, anche perché siamo entrati in campo molto motivati, peccato per il risultato alla fine. Siamo stati condizionati sicuramente dall'episodio dopo 4 minuti, fuori gioco non lo dico solo io ma tutti, però questo è il calcio.
impareremo per la prossima alla fine. Marinelli ha fissato a queste telecamere un obiettivo sfidante, cioè quello di arrivare tra le primissime al terzo o quarto posto. Secondo te si può raggiungere questo obiettivo? Sì, obiettivo raggiungibile, anche perché siamo un bel gruppo molto affiatato, c'è un impegno da parte di tutti ogni sabato e c'è il divertimento soprattutto, da parte di tutti sempre. Sul Monte Mesola, quali sono le reali possibilità di questa squadra di vincere il torneo? È una bella squadra, un bel avversario, molti, specialmente i giocatori che giocano sulle fasce e le due punte mi hanno impressionato abbastanza, molti lati positivi.